Continuiamo ad occuparci della critica della ragion pura. La scorsa volta abbiamo iniziato a parlare della analitica trascendentale e oggi ci occuperemo nella fattispecie del secondo capitolo della analitica trascendentale, quello in cui troviamo la deduzione trascendentale delle categorie. Si tratta di un capitolo fondamentale, centrale all'interno della critica della ragion pura, un capitolo piuttosto delicato al punto che Kant sente l'esigenza, quando scrive la seconda edizione della critica della ragion pura, di stenderlo di nuovo tutto da capo. Ed è una delle due sole parti della critica della ragion pura che Kant sente l'esigenza di riscrivere per intero. Noi seguiremo in questa lezione l'andamento argomentativo della seconda edizione, quella del 1787, anche se terremo conto in alcuni punti anche di quello che Kant scrive nella prima edizione. Abbiamo detto, ci troviamo nella analitica trascendentale, cioè in quella parte della critica della ragion pura in cui Kant si occupa dell'intelletto, per la precisione si occupa dei concetti puri dell'intelletto e della possibilità di applicare questi concetti all'ambito dell'esperienza. Abbiamo visto che nella prima parte dell'analitica dei concetti, nel primo capitolo, Kant individua un filo conduttore per la scoperta delle categorie, e qui Kant scopre che le categorie, che i concetti puri dell'intelletto, non sono soltanto quelli di sostanza e di causa, ma sono ben 12. A questo punto si tratta di vedere se è legittimo applicare questi concetti ad oggetti, e questo avviene in quella che Kant chiama deduzione trascendentale delle categorie. E allora, per prima cosa, dovremo occuparci di questa espressione, di questo termine, deduzione trascendentale. Il termine deduzione qui non ha il significato che noi correntemente in logica diamo alla deduzione, come inferenza, come passaggio dall'universale al particolare. Qui il punto di partenza per capire cosa si intende per deduzione trascendentale da parte di Kant è l'uso che si fa del termine deduzione nel linguaggio giuridico. Linguaggio giuridico perché noi sappiamo che il teatro in cui idealmente si svolge la critica della ragion pura è il tribunale della ragione. E allora, che cosa si intende per deduzione trascendentale all'interno del tribunale della ragione? Leggo quello che scrive Kant. I giuristi, quando parlano di facoltà e pretese, distinguono in una questione giuridica quel che è di diritto, quid iuris, da ciò che si attiene al fatto, quid facti, ed eseguendo la dimostrazione dell'uno e dell'altro punto, chiamano la prima, quella che deve dimostrare il diritto o anche la pretesa, deduzione. Che cosa vuol dire tutto questo in altre parole? Vuol dire che in senso giuridico per deduzione si intende la dimostrazione che una pretesa di fatto lo è anche di diritto. Facciamo un esempio. Io potrei occupare un terreno o abitare una casa, e questo sarebbe un fatto, ma questo non significa che io ho anche il diritto di occupare quel terreno o il diritto di abitare quella casa. Una deduzione in senso giuridico è una argomentazione che deve dimostrarmi che questa mia pretesa di fatto lo è anche di diritto, che io non soltanto abito quella casa, ma ho anche il diritto di farlo. E allora, riportando tutto questo alla questione dell'applicazione delle categorie ad oggetti, che cos'è la deduzione trascendentale? Leggiamo quello che scrive Kant. È necessario sapere altresì come questi concetti, e si sta riferendo ovviamente alle categorie, possano riferirsi ad oggetti, mentre non traggono punto la loro legittimità dall'esperienza. Chiamo quindi deduzione trascendentale
la spiegazione del modo in cui i concetti a priori si possano riferire ad oggetti. Che vuol dire? Io ho le categorie, cioè dei concetti puri, dei concetti che non derivano, non dipendono dall'esperienza. Tuttavia io pretendo di applicare questi concetti ad oggetti, quindi ho una pretesa di fatto. Il punto è capire se questa pretesa, oltre che ad essere di fatto, lo sia anche di diritto. Ecco, prima di... e questo sarà l'oggetto della deduzione trascendentale delle categorie. In altre parole, se voi vi ricordate, noi proprio all'inizio abbiamo visto che Kant si pone una serie di domande. E allora la deduzione trascendentale ci fornirà la risposta ad almeno un paio di queste domande. Noi avevamo visto che, secondo Kant, le scienze empiriche fanno uso di nozioni come quelle di sostanza e di causa che non derivano dall'esperienza. E allora il punto era, chi ci autorizza ad applicare all'esperienza queste nozioni? Questo è proprio quel lato della deduzione trascendentale delle categorie che è rivolto, indirizzato all'ambito dell'esperienza. Dall'altra parte, la seconda domanda è, se anche dovesse rivelarsi lecito applicare queste nozioni, le nozioni di sostanza e di causa, all'ambito dell'esperienza, il punto un po' è, tutto questo ci autorizza ad applicarle oltre che oltre l'ambito dell'esperienza? Ad esempio, quando parlo di Dio come causa prima o dell'anima come sostanza pensante. Ecco, di tutte e due queste questioni si occupa la deduzione trascendentale delle categorie e a tutte e due fornirà una risposta. Però prima di entrare nel vivo, nel diretto della trattazione, c'è un'altra domanda che è lecito porci. Noi nella estetica trascendentale abbiamo parlato di spazio e di tempo e abbiamo dato tranquillamente per scontato che lo spazio e il tempo si applicassero ai fenomeni, si applicassero ai dati dell'esperienza, senza che questo ci facesse sentire in dovere di fornire una deduzione trascendentale dello spazio e del tempo. Cioè, Kant non si è sognato di chiedersi se fosse anche lecito di diritto applicare lo spazio e il tempo ai fenomeni, ai dati dell'esperienza. Perché questo? Perché non è necessaria una deduzione trascendentale di spazio e di tempo? Noi sappiamo che lo spazio e il tempo sono condizioni a priori delle intuizioni, cioè noi sappiamo che qualsiasi intuizione, per forza di cose, noi la riceviamo nello spazio e nel tempo. Per noi è un dato di fatto che non è possibile concepire alcuna intuizione al di fuori dello spazio e del tempo. È così, non possiamo neanche pensarle, almeno le intuizioni esterne dobbiamo per forza pensarle nello spazio e nel tempo, mentre le intuizioni interne dobbiamo pensarle nel tempo. Fatto sta che nell'ambito della nostra esperienza, delle nostre intuizioni, noi non possiamo concepirlo se non nello spazio e nel tempo. E allora, in questa situazione, è evidentemente legittimo applicare lo spazio e il tempo alle intuizioni. Le intuizioni è evidente che sarebbero inconcepibili al di fuori dello spazio e del tempo. Ma con le categorie, cioè con i concetti puri, le cose non sono così scontate. Perché noi sappiamo che le categorie sono condizioni a priori, ma sono condizioni a priori del pensiero, non delle intuizioni. E allora, non è scontato che le categorie debbano applicarsi ai fenomeni. Io posso ricevere un dato dell'esperienza, ma non è scontato che i miei concetti puri si accordino a questo dato. Leggiamo quello che scrive Kant.
Le categorie dell'intelletto, al contrario, ovviamente al contrario rispetto a spazio e tempo, non ci rappresentano punto le condizioni a cui gli oggetti ci sono dati nell'intuizione e perciò possono ben apparirci oggetti senza che si debbano necessariamente riferire a funzioni dell'intelletto e questo pertanto contenga le condizioni di questi a priori. Sorge appunto una difficoltà che non incontrammo nel campo della sensibilità, come cioè le condizioni soggettive del pensiero abbiano validità oggettiva, vale a dire ci diano le condizioni di possibilità di ogni conoscenza degli oggetti. Quindi, finché si trattava di spazio e tempo, che erano condizioni a priori delle intuizioni, noi sapevamo che ogni intuizione, ogni dato che ci veniva dall'esperienza, doveva per forza essere spazializzato e temporalizzato. Ma adesso che abbiamo a che fare con le categorie, che sono condizioni a priori, ma non delle intuizioni, bensì del pensiero, che è una facoltà spontanea che noi decidiamo di applicare o non applicare ai fenomeni, non si capisce perché noi dobbiamo applicare le categorie ai fenomeni. E quindi per avere la certezza di questo, quantomeno sapere a cosa possiamo applicare le categorie, noi abbiamo bisogno di una deduzione trascendentale delle medesime. E per fare questo andiamo a seguire passo dopo passo il ragionamento che fa Kant. E diciamo tutta la prima fondamentale parte della deduzione trascendentale ha lo scopo di rispondere a questa domanda. È lecito applicare le categorie all'ambito dell'esperienza? E vediamo come procede Kant. Primo punto. Noi sappiamo, lo abbiamo visto la scorsa volta, che ogni conoscenza implica un processo di unificazione. In che senso? Noi abbiamo visto innanzitutto che le intuizioni debbono essere unificate in oggetti. Io non ho mai l'intuizione della mela, io ho tutta una serie di intuizioni del colore, odore, sapore della mela, la mela vista da diversi punti di vista, sensazioni tattili, eccetera, e per avere l'oggetto mela devo mettere insieme, devo operare una sintesi tra tutte queste intuizioni. Dall'altra parte c'è anche un livello ulteriore di unificazione, cioè gli oggetti, io se sto parlando di conoscenza degli oggetti non li conosco uno per uno, ma debbo in qualche modo connetterli tra di loro, debbo unificarli perché per esempio dirò che la mela sta sul tavolo, il gatto mangia la mela è un frutto, eccetera, cioè la mia conoscenza implica sempre una connessione, una unificazione ulteriore tra i vari oggetti della mia conoscenza. E chi è che può operare questa unificazione? Sicuramente questa unificazione non può venirmi dalla sensibilità. La sensibilità è una facoltà passiva, è una facoltà a partire dalla quale io ricevo dei dati dall'esterno che sono semplicemente le affezioni che subisce il mio spirito, sicuramente ordinate a partire dallo spazio e dal tempo, ma non sono io che decido di ricevere queste affezioni e non sono neanche io che decido di spazializzarle e temporalizzarle. Tutto questo avviene automaticamente. Ma poi c'è bisogno di un'altra facoltà che spontaneamente metta insieme, unifichi queste intuizioni. E ovviamente questa facoltà è l'intelletto. E allora, se è l'intelletto che unifica tutte le mie intuizioni, la domanda è: qual è il principio di unificazione suprema del nostro intelletto? Cioè, tutto ciò che io ricevo dall'esperienza è soggetto a un'unificazione suprema, ma da cosa ci deriva? C'è un unico principio che unifica tutti questi dati? Per rispondere a questa domanda potremmo fare riferimento ad una favoletta indiana, una favoletta buddista, anche se poi noi la interpreteremo diversamente da come la interpreta il buddismo.
E allora, secondo questa favoletta, c'è un principe indiano che un giorno si annoia e allora decide di convocare tutti i ciechi della sua regione e così per divertirsi li mette intorno ad un elefante. Ciascuno dei ciechi è chiamato a toccare una parte di questo elefante e devono cercare di capire qual è l'oggetto che gli è stato posto dinanzi. E allora il primo tocca le zanne e dice è una lancia. Un altro si ritrova la proboscide e dice è un serpente. Quello con l'orecchio dice è un ventaglio. Poi ce n'è un altro che sta lì, tasta tutta la pancia dell'elefante, dice questo è un muro. Un altro abbraccia una delle zampe dell'elefante e la scambia per un tronco. L'ultimo si ritrova a scambiare la coda per una corda. La favola va avanti e non ci interessa adesso come va a finire la favola, ma al fine di capire che cosa sta dicendo Kant rispetto al principio supremo di unificazione delle nostre conoscenze, potremmo così fare una piccola considerazione. Se per caso un unico cieco, quindi non sei ciechi distinti, avesse la possibilità di toccare prima le zanne, poi la proboscide, poi le orecchie, poi la zampa, eccetera, forse direbbe che si tratta di un elefante, comunque avrebbe la possibilità di mettere insieme tutte le percezioni dell'elefante. Tutto questo però ad una condizione, la condizione di continuare ad avere la coscienza di pensare e la coscienza di continuare a pensare lo stesso oggetto, perché se non ci fosse questa coscienza persistente, lui si troverebbe nelle condizioni dei sei, ognuno dei quali tocca il suo pezzo di elefante. Prima direbbe che è una lancia, poi direbbe che è un serpente, eccetera. Soltanto se nel corso di tutte le esperienze che fa, lui persistesse nella autocoscienza, nella coscienza di pensare e nella coscienza di continuare a pensare lo stesso oggetto, soltanto in questo caso lui avrebbe la possibilità di mettere insieme queste esperienze. Leggiamo che cosa scrive Kant. Ovviamente Kant non fa riferimento a questa favoletta, ma semplicemente al modo in cui noi unifichiamo le nostre esperienze. Questo passo, peraltro, è tratto non dalla seconda edizione della Critica della Ragion Pura, quella che è un po' il nostro filo conduttore, il nostro riferimento, ma la prima, quella del 1781. E vado a leggere. Senza la coscienza che ciò che pensiamo è appunto quel medesimo che pensavamo un momento prima, ogni riproduzione della serie delle rappresentazioni sarebbe inutile. Infatti, ci sarebbe una nuova rappresentazione nello stato presente, la quale non apparterrebbe punto all'atto per cui essa ha dovuto essere prodotta poco a poco, e il molteplice di essa non potrebbe mai costituire un tutto perché mancherebbe dell'unità che può conferirgli soltanto la coscienza. Quindi, la possibilità di unificare le nostre rappresentazioni dipende dal fatto che c'è una nostra autocoscienza che persiste all'interno di queste rappresentazioni, di queste intuizioni, e continua ad essere cosciente di pensare quello e quel medesimo oggetto. Il che vuol dire che forse abbiamo capito qual è il principio di unificazione delle nostre conoscenze. È quello che Kant chiama l'io penso, la percezione trascendentale, dove questo termine a percezione trascendentale riprende da un lato il termine leibniziano a percezione come percezione autocosciente e ci aggiunge il termine kantiano trascendentale, nel senso che questa percezione è la condizione di possibilità dei nostri oggetti. Ecco,
scrive Kant, l'io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni, che altrimenti verrebbe rappresentato in me qualcosa che non potrebbe essere per nulla pensato, il che poi significa che la rappresentazione o sarebbe impossibile, o almeno per me non sarebbe, cioè perché si dia una rappresentazione e perché si dia una unificazione, ci deve essere la mia coscienza di pensare, la mia autocoscienza che accompagna tutte le mie rappresentazioni. Se volessimo fare un altro esempio per spiegare meglio questo, forse dovremmo fare un esempio un po' più malinconico. Noi sappiamo che Kant muore nel 1804 quando aveva 80 anni e sappiamo anche che negli ultimissimi mesi della sua vita Kant era malato e dalla descrizione, dai sintomi della malattia, noi sappiamo che probabilmente si era ammalato di Alzheimer. E uno scrittore, Maurizio Ferraris, che ha scritto un libricino, Goodbye Kant, scritto nel 2004, pubblicato nel 2005, quindi scritto nel 2004, nel bicentenario della morte di Kant, rispetto alla triste fine di Kant, scrive: quando morì ottantenne, il 12 febbraio 1804, Kant era altrettanto immemore quanto lo è oggi Ronald Reagan. Ronald Reagan poi morirà esattamente 200 anni dopo la morte di Kant, nel 2004, dopo diversi anni in cui era affetto dal morbo di Alzheimer. E tornando a Kant, Ferraris scrive: per rimediare questa sua smemoratezza, Kant annotava tutto su un grande foglio dove si mescolavano riflessioni di metafisica e conti della lavandaia. Era la malinconica parodia di quello che Kant considerava come il principio supremo della sua filosofia, e cioè che l'io penso deve accompagnare tutte le rappresentazioni, ossia che c'è un mondo solo per un io che se ne accorge, se lo annota, se lo ricorda e lo determina attraverso le proprie categorie. Cioè, in fondo, Kant, che affetto dal morbo d'Alzheimer è diventato smemorato, non può più, diciamo, usufruire di un io penso, e l'io penso viene sostituito da questo grande foglio. L'io penso è questo grande foglio di cui la nostra mente ha bisogno per dare unità a tutte le sue proprie rappresentazioni. Ovviamente, quando pensiamo a qualcosa come l'io penso, come principio di tutte le nostre conoscenze, non può non venirci in mente Cartesio e il suo cogito ergo sum. Sicuramente riconoscere che l'io penso è il principio della nostra conoscenza da parte di Kant è una grossa concessione a Cartesio, comunque è un portare avanti quell'incipit della filosofia moderna segnato da Cartesio, per cui è l'io il principio della nostra conoscenza. Tuttavia dobbiamo tracciare delle distanze rispetto a Cartesio, perché sicuramente si può dire che rispetto al cogito cartesiano, l'io penso di Kant costituisca qualcosa di più e qualcosa di meno. Qualcosa di più nel senso che l'io penso non si limita ad essere la prima certezza, ma l'io penso è a tutti gli effetti il fondamento di ogni nostra conoscenza. Se non ci fosse l'io penso non ci sarebbe nessun tipo di unificazione, e se non ci fosse unificazione non ci sarebbe conoscenza. Dall'altra parte, l'io penso è però qualcosa, di meno rispetto al cogito cartesiano, perché l'io penso non ci autorizza ad asserire l'esistenza di una res cogitans, di una sostanza pensante. L'io penso è solo una struttura, una funzione, un principio unificante del nostro intelletto. È il principio supremo, ma non ci autorizza ad asserire l'esistenza di una sostanza pensante, di un'anima. Questo sarà poi un punto su cui tornerò
ritorneremo quando vedremo la critica che Kant muove al cogito cartesiano e alla pretesa di portare avanti un discorso razionale sull'anima. Ma andiamo avanti. Parlando dell'io penso, dobbiamo anche fare una ulteriore precisazione. L'io penso non si identifica neanche con il mio io, l'io empirico, quello che io sono. L'io empirico è determinato, è condizionato dalle esperienze che io ho concretamente. Possiamo dire però che l'io penso è la condizione della mia autocoscienza, è la condizione di possibilità della mia autocoscienza. Qui è come se Kant avesse, per certi aspetti, preso le mosse da quello che dicevano gli empiristi, soprattutto Hume, sull'identità individuale. Se io penso a quello che è l'io, l'io non è una res cogitans, non è una sostanza pensante, ma a prima vista ciò che costituisce il mio io è un fascio di percezioni. È tuttavia quello che aggiunge Kant è che questo fascio di percezioni riceve una decisiva unificazione grazie all'io penso. Se non ci fosse l'io penso, non potrei dire io, avrei semplicemente un fascio caotico di percezioni. Il fatto che ci sia l'io penso mi permette di mettere insieme queste intuizioni in quella che è poi la mia autocoscienza, la mia esperienza individuale. E allora tutto questo ci porta ad andare avanti nella nostra deduzione trascendentale, ad aggiungere un altro tassello e per la precisione a dire che il principio di ogni unificazione, quindi di ogni oggetto della mia conoscenza, della mia esperienza, è la percezione trascendentale, l'io penso. E allora se io so che il principio di ogni unificazione è l'io penso, io potrò affermare che ogni oggetto, ma per i motivi che dicevamo prima, anche ogni soggetto empirico, implica l'io penso come sua condizione di possibilità. Se io sono in grado di concepire degli oggetti e di concepire me stesso, è in virtù dell'io penso. Quindi ogni oggetto implica, presuppone l'io penso. E allora vale la pena chiedersi che rapporto c'è tra l'io penso e le categorie. Ma è ovvio che debba esserci un rapporto molto stretto, perché noi abbiamo detto che le categorie sono le condizioni di possibilità del pensiero, le condizioni attraverso cui si svolge ogni possibile unificazione. Quindi l'io penso, principio pensante, supremo principio unificante, deve per forza esplicarsi attraverso le categorie. Allora, è ovvio che se gli oggetti sono unificati dall'io penso e l'io penso utilizza le categorie, gli oggetti dovranno per forza strutturarsi attraverso le categorie. Quindi noi prima avevamo detto ogni oggetto implica l'io penso, ma se noi poi sappiamo che l'io penso si articola attraverso le categorie che sono funzioni del pensiero, funzioni unificanti. Questo significa che ogni oggetto, per proprietà transitiva, implica le categorie. È proprio un sillogismo. Ogni oggetto implica l'io penso. L'io penso implica le categorie, dunque ogni oggetto implica le categorie. Possiamo spiegare meglio, spiegare diversamente la stessa cosa. Noi abbiamo detto che gli oggetti della nostra conoscenza non sono le cose in sé, non sono la realtà indipendentemente da noi. La realtà indipendentemente da noi è inconoscibile. Gli oggetti della nostra conoscenza, in quanto tali, non esistono indipendentemente da noi che li conosciamo. Al di là della nostra conoscenza c'è qualcosa, ma noi questa cosa strutturalmente non la possiamo conoscere. Gli oggetti della nostra conoscenza sono costituiti dall'io penso. L'io penso unifica le nostre intuizioni. Noi riceviamo delle intuizioni, dei dati dall'esterno ed è l'io penso che fa di queste intuizioni degli oggetti e che fa di questi oggetti
un'esperienza complessiva. Ma l'io penso, nell'unificare le nostre intuizioni, non agisce arbitrariamente, non agisce a casaccio, agisce in base a una regola. E questa regola mi è fornita proprio dalle categorie. E allora io potrò dire che ogni oggetto implica le categorie, perché le categorie sono le regole sulla base delle quali l'io penso costituisce gli oggetti. E quindi, conclusione di questa prima parte della deduzione trascendentale, è lecito applicare le categorie all'ambito dell'esperienza. Ma adesso, e stiamo davvero per finire, c'è la seconda parte della deduzione trascendentale. Devo sapere se è lecito applicare le categorie oltre l'ambito dell'esperienza. E vediamo come procede Kant per dirmi che non è lecito. Allora, innanzitutto noi sappiamo che le categorie sono dei concetti e in quanto tali producono conoscenze, ampliano l'ambito della mia conoscenza soltanto se vengono applicate a delle intuizioni. Kant ci dice che i concetti senza intuizioni sono vuoti. Possiamo analizzare quanto vogliamo i nostri concetti, ma questo non estende le nostre conoscenze. Ma di quali intuizioni noi disponiamo? Noi non siamo in grado con il nostro intelletto di intuire direttamente gli oggetti, di intuire direttamente le cose come sono. Noi disponiamo soltanto delle intuizioni sensibili, cioè delle modificazioni che il nostro spirito subisce dall'esterno. E se questo è vero, noi siamo in grado di applicare le categorie in maniera feconda soltanto alle intuizioni sensibili, cioè soltanto all'ambito dell'esperienza. E quindi noi sappiamo che non è lecito applicare le categorie oltre l'ambito dell'esperienza. Di conseguenza, le due domande che Kant si era posto all'inizio della critica della ragion pura trovano una risposta. Ci chiedevamo chi ci autorizzava ad applicare le nozioni di sostanza, di causa e in generale tutte e 12 le categorie all'ambito dell'esperienza, e noi adesso sappiamo che gli oggetti dell'esperienza presuppongono strutturalmente l'io penso. Senza l'io penso non avremmo oggetti. Sappiamo anche che l'io penso si articola nelle categorie e sappiamo che tra le categorie ci sono anche quelle di sostanza e di causa. Quindi la sostanza, la causa e tutte le 12 categorie possono essere applicate legittimamente agli oggetti dell'esperienza, semplicemente perché gli oggetti dell'esperienza sono già costituiti a partire dalle categorie. Dall'altra parte, abbiamo visto che le categorie possono essere applicate solo agli oggetti di esperienza. Non è lecito pretendere di applicare le categorie al di là dell'esperienza. Bene, abbiamo detto questo. Abbiamo concluso il nostro discorso riguardante la deduzione trascendentale delle categorie, cioè il discorso che riguardava l'ambito di applicazione delle categorie dei concetti puri. Abbiamo visto che le categorie si applicano all'ambito dell'esperienza. Nella prossima lezione inizieremo a vedere come concretamente le categorie si applichino all'ambito dell'esperienza, affrontando un problema che aveva piuttosto impegnato Kant, problema di cui parleremo la prossima volta, e problema che Kant risolve attraverso la dottrina dello schematismo trascendentale.